Ragazze, bentornate qua sul mio divano, divaniste, tanto che non lo dico più che siete divaniste. Allora, se siete veramente delle divaniste, dovete essere iscritte al mio canale e accendere la campanella, ovviamente, perché altrimenti non siete delle vere divaniste. Allora, non vi ho fatto vedere il mio trucco di oggi. Carino, no? Non trovate? Fatto tutto sui toni del marrò scuro. Bello, mi piace sugli occhi e invece un po' di shimmer sulle labbra perché altrimenti mi sembrava un po' troppo cupo. Carino, sì, mi piace. Stanotte devo andare a fare la notte, così sono già apparecchiata anche per stanotte. Adesso sono più o meno le 6 di sera, infatti la luce sta calando. Oggi è stata una giornata così così un po' nuvolosa e vabbè, la luce è quella che è. Allora, parliamo dei prodotti finiti per la cura del corpo, capelli, viso, make-up, profumi, tutto quello che c'è. Voglio iniziare da un prodotto che ci ho messo 100 anni a finire. E non perché non mi piacesse, anzi, ma perché ho cambiato tipologia di struccaggio. Sto parlando di un latte detergente e precisamente di questo qui, latte detergente dell'avena di Bottega Verde, che è buonissimo, ha un profumo delizioso, proprio un profumo tenero, mi piace tanto, ed è anche un buon latte detergente. Ma siccome ho cambiato proprio il modo di struccarmi, la tipologia, di prodotti che utilizzo per lo struccaggio, questo latte detergente è rimasto un po' lì dietro dietro a tutti gli altri prodotti che man mano gli ho ficcato davanti. E quindi ci ho messo tantissimo a finirlo, benché sia un buon prodotto, per cui un prodotto che consiglio a chi utilizza, a chi piace il latte detergente. Questo, a differenza degli altri che usavo una volta, mi provocava meno punti neri, questo devo dirlo, era meno occludente per la mia pelle, quindi non mi faceva venire punti neri. E un detergente extra dolce, questo era per pelli delicate o sensibili, quindi anche molto leggero, diciamo. E niente, è buono, il mio giudizio è più che buono, però ho cambiato modo di struccare. Tra l'altro, quasi quasi vi farò un video sui miei prodotti per struccare, se a qualcuno interessa, perché vedo che è un video che fanno in tanti e anch'io ho dei prodotti interessanti, magari ne possiamo parlare. Poi un bagnoschiuma, eccolo qua, il gingerbread, un bagnoschiuma che avevo preso per Natale e che a mio marito è piaciuto tantissimo, anche a me, devo dire. E pan di zenzero, è molto molto buono. Ha proprio un profumo gourmand, sa di dolci di Natale, è veramente buono. Ha la colorazione è color caramello, il liquido, il bagnoschiuma è color caramello e ha questo profumo buonissimo che rimane anche un po' sulla pelle. Comunque quando tu entri in bagno, ad esempio se tu entri in bagno che l'altra persona sta facendo la doccia, il bagno è inondato di questo profumo. Devo dire che è uno dei pochi bubble gum bubble bath che a me piacciono, perché io preferisco di più gli Avon Senses. Questo però sì, devo dire veramente mi è piaciuto. Ed è piaciuto anche a mio marito, quindi segnaliamolo, wewe. Uno shampoo delicato per tutti i tipi di capelli della Yves Rocher, che avevo preso un po' di tempo fa e che va benissimo come shampoo giornaliero. Shampoo da usare tutti i giorni, devo dire che non mi ingrassava tanto i capelli, quindi uno shampoo buono, senza silicone, senza coloranti, senza parabeni e vabbè, alla Mamelis. Questo non mi è dispiaciuto affatto, perché appunto lava delicatamente, facevo due shampoo per avere una forza lavante maggiore, e comunque è un buono shampoo da tutti i giorni. Poi una maschera di Sephora all'avocado. Questa è stata una maschera per le mani, non so se si vedono qua le manine. Ciao ciao. Ho fatto questa maschera, forse ne ho fatte due questo mese perché avevo un po' le mani particolarmente secche. Questa l'ho fatta 2 giorni fa. Non male, non male. Mi ha idratato bene e non è stata
antipatica da tenere sulle mani, nel senso che l'ho tenuta molto di più del tempo qua prescritto, perché qui dice 15 minuti, l'ho tenuta molto di più, le mani erano belle idratate, quando poi ho sentito che i polpastrelli cominciavano a diventare, sapete, a gobbette, allora poi le ho tolte, però cioè, riuscivo anche a messaggiare sul cellulare con questi guanti, quindi perfetti. Poi, ecco, vi faccio subito il confronto con queste altre invece. Questa maschera mani e unghie levigante con burro di karité, eccola qua. Questa è un'altra maschera, sempre guanti per le mani, che invece ho dovuto togliere prima del tempo. L'ho dovuta togliere perché avevo una sensazione di fastidio mentre ce l'avevo su, di non so, di eccessivo occlusione e sudorazione quasi delle mani, per cui sentivo proprio la necessità di toglierli e li ho tolti, penso dopo 10 minuti li ho tolti perché non li resistevo più. Non che mi facessero male, fastidio, bruciore, nulla, però quella sensazione, non so, come quando usiamo i guanti di gomma per lavare e che poi sentite che dentro sono umide le mani e mi danno fastidio. Quindi questo così così non mi è piaciuto tanto. Poi un deodorante, questo qua dell'Avon On Duty, è un deo roll on, questo è 48 ore fresh, questo non è male, anche questo mi è durato tantissimo perché non lo utilizzo proprio, insomma, non lo utilizzo proprio tutti i giorni e quindi mi è durato molto. Non male, anche la profumazione fresh, non male. Un prodotto di cui vi devo parlare assolutamente bene invece è questo che ho utilizzato durante lo struccaggio, ma non solo, proprio per la pulizia del viso, ed è un olio, un Miracle Glow, questo qua della Nutra Effect. Olio detergente leggero, non riesco a parlare, è veramente è leggero. Perché di solito a me gli oli sulla pelle mi danno un po' fastidio, mi fanno diventare la cute proprio oleosa anche lei. Invece questo praticamente lo mettete, io mettevo la mano così a conca, mettevo un po' d'acqua, poi mettevo un po' di gocce di quest'olio, si strofinava, diventava latte scente, quindi un latte con il quale andavo a detergere il viso. E poi sciacquavo e passavo o la mia spugna quella lì al carbone, sempre di Avon, oppure il pannetto quello in microfibra, e la pelle veniva veramente pulita e liscia, cioè non veniva disidratata, anzi. Quindi questo è un prodotto che assolutamente, se c'è un'offerta in Avon, vi consiglio di prendere perché è un ottimo detergente. Una maschera viso, anche questa targata Avon Planet Spa. Questa è un'altra bella maschera in tessuto che ho utilizzato con piacere, è la Radiance Sheet Mask con ambra dorata, e ovviamente per un uso solo, si tiene su per 15 minuti, ha il taglio a livello qua degli zigomi per cui si può sistemare molto bene sul viso e viene veramente coperto bene il viso senza fare troppe pieghe, non c'è tessuto in eccesso e guardate chi c'è dietro è abbastanza imbevuta senza esserlo troppo e quindi è proprio giusta. Questa mi è piaciuta e veramente l'ho usata con piacere. Poi un detergente intimo che ho terminato, anche questo di Avon, è questo qua, nella, come si chiama questo? Soothing, con aloe vera e vitamina E. Questo, quando trovate anche qua delle offerte, prendeteli ragazze, mi sembra che proprio in questo catalogo dovrebbero essercene due a un prezzo promozionale in offerta, insomma, e questi non sono male. Le avevo già prese in altre profumazioni, mi ci trovo bene. Ok, il cane abbaiava perché ha sentito una macchina in cortile. Va bene, andiamo avanti. Sì, sto facendo il video dei finiti, cosa vuoi? E questo è lo shampoo secco, non te lo posso mettere a te. Allora, vi stavo dicendo, prossimo prodotto è questo, uno shampoo secco.
Questo qua l'avevo trovato nella My Beauty Box e della Delia. Ho trovato My Beauty Box o forse avevo preso da Notino, adesso mi viene il dubbio, boh, non so. Comunque è uno shampoo secco, non male, non male, dai, diciamo non male. Ecco, questo qua 100, 0% silicone, parabeni o coloranti. Questa era una versione travel, ma sì, non mi trovo male. Io ne ho due o tre di shampoo secchi che ruotano e diciamo che lo uso quando, diciamo, dovrei quasi quasi lavare i capelli, ma non ho ancora voglia e quindi rimando di un giorno utilizzando lo shampoo secco. Poi ho un altro prodotto di Yves Rocher, che è questo, il Reparation Repair Sleeping Care. Praticamente è un prodotto che si mette sui capelli, magari voi lo conoscete, si mette sui capelli la sera e si tiene su tutta la notte, e all'olio di jojoba, senza coloranti, senza parabeni, sempre solite storie, e praticamente serve per nutrire i capelli, infatti serve per i capelli secchi, fai l'impacco, lo tieni tutta la notte, non unge la federa del cuscino, ha un buon profumo. E poi al mattino andate a lavarvi i capelli. Questo non mi ricordo se addirittura era nel calendario dell'avvento dell'anno scorso, non lo so. Comunque non male, diciamo che non è per me utilizzare questi prodotti da tenere su la notte o da tenere su, fare gli impacchi prima di andarmi a lavare i capelli, mi scocciano un po'. Però questo l'ho voluto usare e finire, e il prodotto in sé per sé è più che valido. Poi qua cosa c'è? Ah, ho finito questo che volevo farvi vedere perché è buonissimo. È l'Encanto, uno dei nuovi profumi di Avon. Io ho provato questa che è la crema corpo e pur piacendomi di più quella verde, devo dire che questa è buonissima. Lascia veramente la pelle profumatissima. Cioè io me la mettevo magari sulle braccia e ogni volta che accostavo le braccia al viso, sapete, per qualche movimento, e mi arrivava la zaffata di profumo, quindi questo è veramente veramente buono. Poi ho finito un balsamo per il corpo, questo della Ishi, prodotto che si compra dall'estetiste e che mi era stato omaggiato da mia cognata. È un balsamo per il corpo idratante e ricostituente del pH. La cosa bella è che era senza profumo, ma molto molto assorbibile, facilmente assorbibile, quindi mi è piaciuto per quello. Si asciugava rapidamente, senza profumo, senza niente, quindi non andava a interagire con il profumo, il deodorante che ti mettevi addosso. Poi, questo, ecco, questo è un mistero. Un rossetto della Color Trend. Non riesco neanche più a leggere il colore. Ah, Lolita, potrebbe essere. Comunque, non so che fine ha fatto il rossetto, cioè è vuoto dentro. Io non capisco, si è autoeliminato, non lo so. Sono andata, perché io li tengo al contrario così per vedere la colorazione, sono andata un giorno per prenderlo e voilà, non c'era niente dentro. Non lo so. O qualcuno è andato a toccare e senza dirmi niente che l'aveva rotto, l'ha buttato, non lo so. Comunque, questa è stata una surprise. Questi rossetti della Color Trend, questi sono buonissimi. Questi ve li consiglio perché costano una sciocchezza e durano tantissimo sulle labbra, veramente. Poi, qua cosa c'è? Ah, qui c'è una bellissima maschera per i capelli che ho usato tanto perché ne bastava pochissima ed era profumatissima, tuttoissimaissima. Sto usando tantissimi, tantissimi superlativissimi. Eccolo qua. Questa qui l'avevo trovata nella My Beauty Box, Mystic Black Novex. Questa è una, sempre senza solfate, senza parabeni. Questa è buonissima, veramente. Ne bastava poco e rendeva i capelli districati, morbidi, gonfi, profumati. Buonissima, mi è piaciuta tanto. Allora, qui in questa borsa ho ancora una cosa da farvi vedere, che è una Tarte della Yankee Candle, una delle mie preferite, un sempreverde per me, che è il Clean Cotton.
Questa la compro sempre, ce l'ho anche in macchina. Sapete che le Yankee fanno anche quei profumatori per auto, e anche quello l'ho preso, questo profumo, perché cioè, a me Clean Cotton è un must, cioè un classico che va sempre bene, perché veramente Clean Cotton, panni puliti, panni stesi, bucato, ecco, quello è il profumo. Poi dei sali da bagno che mi erano stati regalati, eccoli qua, non so bene se si riesce a leggere, questi metterli o non metterli è la stessa identica cosa, cioè non erano profumati, non, cioè utilizzarli o non utilizzarli era la stessa identica cosa. Quindi li ho finiti proprio perché mi erano stati regalati, ma boh, non so. Poi shampoo, questo ce n'è solo uno, sì, shampoo Sunsilk buonissimo, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Scintille di luce effetto seta, questo può creare dipendenza, è buono, veramente buono. Shampoo per capelli spenti e crespi, io crespi ce l'ho, spenti no, non tanto, comunque questo è veramente molto molto buono, da riprendere. Cioè, ho un saccone pieno di roba, ragazze, come ho fatto a accumulare tante cose così. Poi un profumo che vi faccio vedere perché è il profumo preferito di mia figlia e l'ha finito, e questo a lei piace tantissimo ed è il Soft Musk, eccolo qua. Questo è la versione rosa. A lei piace di più tra i due quello con la versione gialla. Qui ci sono i fiori gialli. Ha usato anche questo, sa di borotalco, di borotalco. È buono, l'ha finito fino all'ultima goccia. Lei preferisce quello giallo. Comunque anche questo è un must tra i profumi Avon, economico. È buono, anche abbastanza duraturo, certo, non eccede, però questo da mettere al mattino per andare al lavoro è perfetto. Questo è di vetro, teniamolo qua. Poi un deodorante di questi qua da ragazzina, eccolo. Questo qua Malizia Oxygen Bubble, ce n'è ancora, però non esce più fuori. Cioè, devi schiacciare mezz'ora per far uscire un piccolo. Quindi niente, l'abbiamo buttato perché schiaccia e non esce fuori niente. Questo mi ricorda veramente quando eravamo ragazzine, perché usavamo sempre questo. Un altro prodotto che vi devo super super consigliare, e che mi dispiace di aver finito prima di aver fatto il mio video sullo struccaggio, è questo di Fior di Magnolia, quindi preso all'Eurospin. È uno scrub viso esfoliante, è arancione, ha dei microgranuli all'interno, è profumatissimo ed è veramente buono. Io adesso lo stavo usando con la spugna di Konjac, non so se la conoscete, e quindi utilizzavo una e l'altra per fare lo scrub al viso, e era esfoliante senza essere troppo aggressivo, perché a me lo scrub anche sul corpo, se è troppo aggressivo, non piace, e soprattutto sul viso. Quindi questo è perfetto, economico, efficace, buono, profumato, quindi questo è un altro di quei prodotti da super consigliare. Poi salviette normali, queste qua, salviette umidificate e rinfrescanti, erano abbastanza spesse, infatti anche segnato qua doppio spessore, ed erano grandi, infatti vedete che la busta è grande, quindi queste non male. Poi finita una crema per le mani di Bottega Verde, questo è anche un altro classico per me di Bottega Verde, è la profumazione alla vaniglia nera. Eccola, cioè vaniglia nera a me piace tantissimo, insieme al pepe rosa sono due cose fantastiche, bagnoschiuma, insomma di tutto ho già provato. Questa era la crema mani che avevo già preso in passato e l'avevo ripresa perché lì vai sul sicuro. Salviette che invece non mi sono piaciute
granché, sono queste Quovis che non mi ricordo nemmeno dove avevo preso, con olio di mandorle dolci e di oliva. Erano molto asciutte, molto secche e niente di che. Non so se era solo questa confezione a essere così, però le salviette non erano abbastanza imbevute. Poi un'altra maschera per il viso. Questa è un classico, eccola qua. Cosa vogliamo dire ancora di queste maschere? Che sono buone, che funzionano, che è un piacere utilizzarle, che si tengono su 15 minuti. Questa era super idratante ed energizzante. A me qua queste piacciono perché sono super imbevute. E una maschera uguale a una settimana di trattamento in concentrazione di siero idratante. Sono buone, ogni tanto le prendo. Poi un bagnoschiuma buonissimo, eccolo qua della Vidal, super economico, che ha un profumo magnifico, Exotic Love, è buono, anche questo è economico, fantastico. Poi un profumatore per ambienti, questo qui della Adicasa, questo era frescolino, si sentiva poco, si sentiva poco, ma in ambienti piccoli lo si può usare. Non è stato granché perché l'ho provato a mettere in bagno e non si sentiva, ho provato a metterlo nell'ufficio dove c'è la scarpiera, si sentiva poco, poco, poco. E ultima cosa, una maschera fria. Anche questa non è stata male, eccola qua. Un'azione nutriente con un innovativo complesso Hydra Skin, senza alcol, senza PEG, bla bla bla. Questa anche non male, abbastanza economica. E voilà! Ah no, c'è ancora questo. Ah, questi sono i pads da mettere sotto gli occhi, questi qua. Questi quando proprio uno vuol farsi la coccola mentre è a bagno. Si tengono su 10-15 minuti, sono quelle lunette da tenere sotto gli occhi. Non male, anche questi, una coccola per la zona sottooculare. Basta, io ho un sacco pieno di finiti. Infatti, in bagno avevo due borsate. Solo che io il video dei finiti lo faccio sempre verso metà mese, perché a fine mese lo fanno tutte e a inizio mese lo fanno tutte. Allora io, per non stare ad annoiarvi sempre con gli stessi video, preferisco cambiare momento. Questo era il mio video dei terminati. Aspetto i vostri commenti con consigli o con se volete dire qualcosa sui prodotti che vi ho mostrato, e ci vediamo prossimamente. Un bacione a tutte, ciao.